campioni d'Italia, campioni d'Italia, ancora loro, il Brescia femminile dei record, il Brescia femminile dei miracoli. E allora possiamo iniziare senza più remore, senza più freni, a ricordare le vincitrici di questo scudetto numero 2 per il Brescia femminile: Camelia Seazar, Chiara Marchitelli, Lisa Boattin, Roberta Dadda, Sara Gama, Paige Williams, Elena Linari, Lisa Borghetti, Barbara Bonansea, Valentina Cernoia, Chiara Eusebio, Laura Ghisi, Martina Lenzini, Elisa Mele, Martina Rosucci, Anna Maria Serturini, Cristiana Girelli, Alice Martani, Giulia Pezzotta, Daniela Sabatino, Stefania Tarenzi, Milena Bertolini, Simona Zani, Alberto Alberti, Francesco Pellegrini, Elisa Zizioli, Sara Campagna, Mattia Minetta, Simone Miele, Alfonso L'America, Davide Villa, Giuseppe Cesari, Presidente, Rosangela Visentin, Silvio Cavalleri, Francesca Laura Taddei, Giovanni Parigi, Cristian Peri, Daniela Cesari, Fabio Cartapatti, Rinaldo Caio, Silvio Garbellini, Mattia Manetta, che avevo già citato peraltro, Edoardo Brunetti, Andrea Grasso, Alessandra Vescovi, Fernando Gaspari, Jacopo Beccalossi, Alessandro Oro, Federico Mazzola, Simone Rezzola, Gerson Foresti, Celestino Marchetti, Rinaldo Caio, Sergio Morgano, Silvano Gabellini, addirittura anche Mario Mantovani, mi tocca citare, Michele Girelli, Ivan Malacarne, Saverio Medolago, Gianni Cortinovis. Questo è il Brescia femminile, questa è la squadra che vince il secondo scudetto della propria storia, non consecutivo, il sesto trofeo della vita lunga. Il Brescia femminile è stato fondato nel 1985, 31 anni, iniziato addirittura da un campionato a 7 giocatrici. Ora il Brescia femminile è la squadra che guida il movimento italiano, è una squadra conosciuta anche in Europa, tutta la città si rivede in queste ragazze che con tanto cuore, senza magari le luci della ribalta mai ad accendersi su di loro, nemmeno nei momenti di maggior visibilità, in silenzio, hanno vinto ancora, perché semplicemente sono le più forti, non c'è stata gara. Il Brescia ancora una volta campione d'Italia, e ora è il momento di fare festa, le ragazze esultano a centrocampo, il presidente Cesari si contiene, ma esulta giustamente anche lui con grande gioia, senza magari le lacrime di 2 anni fa contro la Torres, ma questo è uno scudetto più che meritato, è lo scudetto della squadra più forte. E spesso capita, quasi sempre, che gli scudetti li vincono al termine della stagione regolare le squadre più forti. Il Brescia femminile senza dubbio lo era. È finita, vi lasciamo ai video, alle immagini della festa che sicuramente inonderanno le vostre bacheche Facebook in questa giornata, in questa serata lunghissima che terminerà poi a Brescia con la celebrazione della Notte Bianca. Il Brescia femminile è campione d'Italia perché è giusto così e perché queste ragazze l'hanno meritato, e sicuramente non finisce qui l'epopea, gli anni d'oro del Brescia femminile sono ancora molto lunghi e noi ce li andremo sempre a godere insieme alle nostre ragazze. Un saluto a tutti, grazie a Fernando Gasperi che ha collaborato con me per questa telecronaca. Io vi saluto, godetevi la festa, andiamo a festeggiare anche noi. Ciao, grazie.